tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con la mia bimba che vi dà un salutino. Adesso la metto giù. Lei sta bene, vero amore? Eccomi qui con un sacco di novità del periodo. Direi che più skincare che make-up. Col make-up mi sono data una regolata. Prima di cominciare, invito tutti a iscrivervi al mio canale, di seguirmi anche su Instagram perché stiamo diventando tantissimi e vi ringrazio. E niente, cominciamo. Allora, ho fatto l'ordine da Notino. Vi metto giù nell'info box se volete dare un'occhiata a questo sito perché è molto interessante. E ho comprato, ho lasciato tutto intatto per fare vedere a voi questo scrub al kiwi. Adesso lo apro. Questa qua è Bielenda. Questo è un sito dove si trovano cose molto convenienti, economiche e anche biologiche. Questo, per esempio, mi sembra di averlo pagato sui 4 euro e mi ispirava tanto perché è al kiwi. Io amo il kiwi. È sigillato. Vediamo adesso. Ha un odore buonissimo. Adesso ve lo faccio vedere. È tipo una gelatina, vedete? E naturalmente queste, cioè, non so com'è, sono prime impressioni e l'odore è buono. Vi farò sapere bene com'è in viso. Poi, sempre da Notino, ho ricomprato per la quinta volta questa acqua micellare al cocco e all'aloe. Questa costa 3 euro, mi trovo veramente bene, è un 500 ml e devo dire che strucca, fa il suo dovere ed è interminabile. Io l'ultima volta ne ho prese 3, perché comunque se non arrivate, mi sembra 40 euro su Notino, si paga la spedizione. Ma è ottima, è veramente molto idratante, lascia la pelle liscia e fa il suo dovere, proprio strucca benissimo. Poi ho preso questa, rido perché è alla cannabis, questo è un latte detergente, e è una nuova linea che ha messo Notino. Siccome costava 2 euro, 2,50 euro, e ha un odore buonissimo. Ho voluto prenderla, però non l'ho ancora utilizzato perché sto finendo quella della Collister e non voglio aprire questa qui perché sto cercando di fare questo progetto smaltimento che fanno tutte e solo io non riesco, infatti poi non finisco mai niente e mi ritrovo sommersa dai prodotti. Quindi aspetto di finire quella di Collister che ce l'ho dall'altra estate perché il flacone è quello grande e dopo lo proverò. Questo qua comunque è biologico, ha tutti ingredienti naturali. È da provare, c'è proprio tutta la linea di questo brand qui che ha un nome Bione. Vabbè, sapete ragazze che io e i nomi inglesi non andiamo d'accordo, però è lui, Lelou. E comunque ho visto che c'è tutta la sua linea e mi piacerebbe provarla tutta. Ho voluto cominciare prima con lui, se mi piace, l'odore è fantastico, già un punto a suo favore. Se mi piace ordinerò tutta la linea perché comunque è molto conveniente anche questo. Poi da Notino abbiamo finito. Passiamo a Sephora. Anzi, prima vi parlo di un altro prodotto che ho comprato di Physician Formula. Questo qui è un primer illuminante. Praticamente c'era il 40% di sconto, lo sono andata a pagare circa 9-10 euro. E mi ricorda tantissimo l'illuminante di Becca. Io questo l'ho già provato, vedete come si stende? È molto luminoso, lascia la pelle veramente idratata. Io avevo paura che andasse a seccarla e invece è una specie di crema e guardate la luminosità della mia pelle. Questo qui secondo me è ottimo quando d'estate non ci si trucca oppure si mettono proprio le BB cream, quei fondotinta molto leggeri e viene veramente fuori la sua luminosità, ha un colore poi perfetto, a parte che poi steso rimane in colore, rimane la luminosità e basta, però è veramente veramente bello. Per questo prezzo ho detto lo provo, con la sua terra mi sono trovata bene, ho voluto provare anche questo qua di questo marchio. Adesso veniamo a Sephora. Allora, ho ricomprato il Glow Tonic di Pixi, questa volta ho preso il formato grande.
col 20% di sconto. Questo è un 250 ml, è un esfoliante ottimo. Io penso però che questo sia l'ultimo che compro, perché sapete, poi esfoliare quando comincia a fare un po' più caldo, la pelle comunque si assottiglia e non vorrei creare delle macchie col sole. Comincerò a mettermi anche la protezione, perché ho delle piccole macchie qui che non, voi non vedete perché copro, e mi danno fastidio. Quindi lui va bene d'inverno, non d'estate, quindi lo finirò, quindi ci metterò credo più di un mese, e dopo lo comincerò di nuovo a farlo magari verso l'autunno. Qui ho trovato in cassa da Sephora. Lui l'avevo già comprato, e questo qui è un kit di Estée Lauder, costa 12 euro, comprato col 20% di sconto. Era lì alla cassa che mi chiamava. Avevo già finito quello precedente perché io amo questa crema, però costa 115 euro più o meno, e non glieli do 115 euro. Questo siero è sempre di Estée Lauder, il Night Repair, che conosce il mondo, il siero forse più famoso al mondo, e ho voluto ricomprarlo perché anche se sono piccoli durano. Io lei la uso per esempio sotto il trucco e non tutti i giorni, perché è talmente bella che non voglio sprecarla tutta. E lui lo uso la sera e veramente dura. L'ultima volta mi è durato quasi un mese, perché ne basta veramente poco, e a sto prezzo ho voluto prenderli tutti e due. Finalmente mi sono decisa che eyeliner prendere dopo aver torturato tutte le youtuber, e non lo so, mi sono buttata sul Fenty. Avevo la Travel Size che mi era stata regalata da Sephora e sinceramente mi sono trovata bene, anche se credo che su Sephora online abbia 3 stelline. Però ragazze, guardate il pack, che bellissimo! Ha una punta in feltro, scrive da Dio, io non capisco perché le 3 stelle, io gliene darei 5. È nero, 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 nero. E non è completamente opaco, come piace a me, cioè a me non piacciono quelli lucidi, ma neanche quelli completamente opachi, tipo quello che uso io di Makeup Forever, che è ottimo, però è tanto opaco e col passare delle ore diventa un po' sul grigio. Questo invece l'avevo già testato, è quello anche che io indosso oggi, e resta nero tutto il giorno e costa 19 euro. Naturalmente non aderisce al 20% di sconto, però 19 euro ho voluto prenderlo. Tanto poi il prossimo mese si va al Cosmoprof e mi faccio la scorta della Pink di NYX, perché quello è il mio preferito. L'anno scorso ne avevo presi due, quest'anno ne prenderò anche 3-4, così sono a posto per 2 anni, perché non so se il prossimo anno ritornerò al Cosmoprof. Spero quest'anno di caricarmi il mondo, così sono a posto per almeno 2 anni, anche se io li pago le cose. Naturalmente non siamo queste grandi youtuber che ci regalano le cose al Cosmoprof, però conviene andare là. E chi non sa cos'è, è una fiera del make-up e della skincare che fanno ogni anno a Bologna, e lì si possono trovare cose a meno soldi del negozio praticamente, tipo NYX ha gli stessi prezzi, però ci sono tantissimi altri brand che dimezzano anche i prezzi e conviene fare scorta, anche brand che non conosciamo. Io ho scoperto così un sacco di brand. Poi il bello è che dopo vado a vedere su internet le proprietà di queste creme, perché ci sono creme anche stand che vengono anche dall'estero, e magari scopro. L'ultima volta avevo preso una crema a 4 euro e nel sito loro costava 100 euro, quindi io l'ho presa così e ho detto vabbè 3 euro, e invece in realtà poi ho fatto l'affare ed era ottima. Quindi se volete andare al Cosmoprof, andate a vedere i biglietti, comprateli online perché costano meno, perché se li comprate là costano molto di più, vi conviene fare così. Per finire, ho comprato queste due maschere di Dr. Jart. Questa la uso e la riuso sempre, mi idrata tantissimo la pelle. Questa è per me una novità, mi è stata consigliata dalla mia amichetta Erika, che lavora da Sephora. La proverò, e dice che va via tantissimo, quindi mi fido di lei. E poi ho preso per la centesima volta i guanti per i piedi di Sephora. Questi li faccio una volta al mese e mi lasciano il piede molto 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 morbido. Mi piace un sacco, mi piace mettermi sul divano e rilassarmi,
E la consiglio a tutti questa qui, costa circa 3-4 euro una volta al mese, secondo me è da fare, da provare. E poi questa l'ho presa la DM, questa qui è della Garnier, perché alla DM costa 1,90 euro contro i 2,50 euro che c'è da Tigotà. Quindi ogni volta che vado alla DM, anche solo per prendere le scatolette del cane, mi prendo una di lei, mi faccio la scorta tra cotone e questa, io sono piena. Questa volta l'avevo finita e l'ho ricomprata una perché appunto avevo anche queste due, tanto la DM ci vado praticamente un giorno sì, un giorno no. E mi sono voluta prendere questa. E devo dire che ho provato anche quelle nuove, la vitamina C e l'acido ialuronico, che sono buone, quelle costano 4 euro. Però lei è nel mio cuore, lei mi piace troppo, mi piace proprio come mi lascia la pelle, anche all'indomani col trucco, io le faccio la sera queste, il trucco vedo che aderisce di più la pelle, il fondotinta mi, non lo so, è come se andasse più in profondità il fondotinta e restasse lì fermo, mi piace veramente tanto. Abbiamo finito, spero di non avervi annoiata. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su Instagram, perché su Instagram sono molto più attiva che sul tubo. Anzi, a proposito, volevo dirvi una cosa, che adesso comincerà la stagione lavorativa per me, non che io non lavorassi prima, ma lavoravo meno e quindi non sarò più attiva sia sul mio canale sia coi canali degli altri. Quindi abbiate pazienza se non mi vedete spesso sui vostri video, è perché non è perché mi faccio i fatti miei, è perché lavoro dalla mattina alla sera e non ho tempo di girare, andare a guardare, a sbirciare gli altri canali come fanno altri. Detto questo, ragazzi, io vi do un grandissimo bacione, grazie di avermi seguito fino a qui e alla prossima!